Ma è vero? Ma io però volevo... Ah, scusami. No, però è una domanda secca, sì o no, quindi dopo forse ti lascio. Forse. Campo, ma è vero che il Barcellona ha fatto si è interessato o no? Ma a me, obiettivamente... Non te lo dico. Dimmi, non te lo dico. Preferisco. Ti dico io che per quattro domeniche hanno avuto due bimbi. Allora io ti dico che Pietro, io ti dico che è un giocatore da Barcellona e per me è più un giocatore da Barcellona che da Juventus. Comunque al di fuori di quello, e ne sono convinto di quello che sto dicendo, al di fuori di quello io ti tiro fuori un nome che a Parma ancora non l'hanno secondo me recepito. Per me, io non so Okaka in che condizioni sia, se sia in comproprietà eccetera. Io vedo in Okaka un forte centravanti, un centravanti con un avvenire notevole, perché lo dicevo anche nelle settimane scorse, un giocatore che entra per un quarto d'ora e ha tre occasioni da gol, ne sbaglia tre, oppure l'altra volta ne ha tre e ne fa uno, vuol dire che c'è. E allora io credo in questo giocatore, però volevo, è logica che tu mi darai ragione perché l'hai acquistato tu, ma perché? No, lo dicevo perché... Inizialmente l'esperienza di Pellè, dopo poi si è riversata su anche Okaka. Allora io ti dico, Okaka è un giocatore completamente diverso da quello che poteva essere Pellè, e per me ha un avvenire, e io mi auguro che sia nel Parma, notevole questo giocatore. Allora, è ripetitivo e scontato che io ti dica che la penso come te. Aggiungo che però la Okaka ha avuto grandissimi problemi perché non ha potuto svolgere al meglio la preparazione. Poi ho sentito dire che l'anno scorso per esempio a Bari giocava poco, credo che quando è malato difficile che possa giocare. Se la scelta tecnica è un conto, se non sta tanto bene è difficile. Ma in Okaka si intravedono queste cose che tu hai detto, soprattutto perché poi si sbaglia, però c'è sempre. Cioè questo significa che lui una para due occasioni a partita, anche con poco tempo riesce a crearsele. Sono anche convinto di un qualcosa che nel calcio è ripetitivo in positivo, che i calciatori strutturati come attaccanti centrali come Okaka, come Pellè, ci sono tanti esempi di calciatori che sono diventati non importanti, di più che a 25-26 anni ancora avevano fatto molto poco. Uno fra tutti per esempio ho avuto quando era Empoli, nella primavera dell'Empoli avevo una coppia d'attaccanti e non avevamo combinato nulla, non siamo andati nemmeno ai finali, però lo ricordo perché è molto importante, avevamo Toni e Di Natale e non giocavano nessuno dei due, alla fine uno è andato da una parte, un altro a raccomandarmi da un'altra e poi alla fine sono venuti fuori con una fascia d'età un pochino più specialmente avanti. Toni. Allora, ecco, perciò, e soprattutto vedete la storia di quei calciatori di strutturati come per esempio Amauri, ma anche lo stesso Pazzini, ma così come tanti altri che arrivano un po' in ritardo. Speriamo di aver visto giusto in Okaka e comunque in questo momento sia noi, ma soprattutto l'allenatore, molto contento di questa ragione. Io volevo fare una domanda invece sull'Udinese, perché quando era uscita la famosa inchiesta della Gazzetta dello Sport che certificava i bilanci buoni, diciamo così, del Parma con questo attivo di bilancio, c'era una voce nel bilancio dell'Udinese che mi aveva colpito e che era la spesa per la ricerca, esatto, per la ricerca dei giocatori. Quanto è importante questo dato? Perché mi sembra di aver letto che c'è un rapporto tra l'Inter e l'Udinese di 51 o qualcosa del genere, che mi sembra abbastanza importante, e quanto il Parma, che potrebbe diventare una nuova Udinese, quanto sta investendo in questo e quanto investirà in prospettiva? Allora, l'Udinese spende tantissimo perché ricava tantissimo. Cioè, l'Udinese considera i soggetti che sono in giro per la ricerca importanti quanto i calciatori, perché la predisposizione ad andare in giro in tutto il mondo con grandi sacrifici non è semplice da trovare, perché poi tanti dicono facciamo molto, diciamo così, molto più semplicistica come cosa. Lui è stato un grande calciatore, una bandiera, facciamogli fare l'osservatore, e tutti quanti finiscono con questa situazione qui, quando alla fine è una figura importante. Il Parma ha degli osservatori che prima non voglio
rompere guastare la domanda che mi ha fatto a microfoni spenti Zagnoli, che forse mi riparà ora. Il Parma ha degli osservatori che per esempio non si conoscono, ma non si conosceranno e probabilmente non lo sanno nemmeno loro che fanno per Parma, psicologicamente. Vanno, comprano il biglietto e poi magari dicono qualcosa. Dico i paradossi, perché questa è una figura molto importante. L'Udinese investe molto in quello. Io penso che da tutte le esperienze che ho vissuto però bisogna differenziarsi e ho fatto delle modifiche dall'Udinese al Parma, anche perché erroneamente, da come è stato detto, arriva Leonardi, perciò si fa la nuova Udinese. Il Parma non può essere l'Udinese, cioè lo chiariamo definitivamente. L'Udinese ha una sua storia, ha una realtà che è totalmente diversa, con l'amore che provo nei riguardi della gente friulana, del popolo friulano, ma l'Udinese nell'Albo d'Oro non ha niente, e questo significa che deve Parma invece rispettare una storia, un Albo d'Oro, un pubblico di un certo tipo e una cosa fondamentale, il calciatore a Parma, bravo, ci vuole giocare, ci vuole venire. Se era da altre parti, Giovinco, non potevo io permettermi di fare discorsi che ho fatto 10 minuti fa su Giovinco, perché se io metto la faccia per dire che c'è una possibilità che Giovinco resta nel Parma, è perché Giovinco mi dà delle speranze. E perciò questa è la differenziazione tra Parma e Udine, ok? E questo anche nella logica della ricerca deve essere differenziato. Noi utilizziamo dei sistemi leggermente diversi. Tutto qua. A proposito di Giovinco, lei ha ribadito l'appello domani per i tifosi del Parma andare al Parco della Cittadella, così per far sentire ancora di più il valore a questo importante giocatore, magari così si può anche cercare di convincere di più. E anche il sito della Gazzetta di Parma ha lanciato un sondaggio proprio riguardo a Formica Atomica: per il Parma del futuro è meglio puntare tutto su Giovinco a costo di importanti sacrifici economici. La maggioranza dei telespettatori ha proprio risposto così, maggioranza che si attesta al 56,1%, insomma già questo dato fa capire quanto i tifosi crociati vogliono bene e stimano questo giocatore. Ma aspettavo un po' di più. È quasi la metà. Devo essere 56,44. Ballottaggio, Forse ha fatto un po' di messaggi in procuratore di Giovinco. Andiamo in camper, sentiamo un po' cosa avete...